emozionante essere qua. Conosco molti di voi, altri invece, no, sono venuti per la presentazione del libro. Cominciamo, rompiamo un po' il ghiaccio dicendo due parole sul libro, su cosa tratta, un po' in breve i personaggi, la trama. Allora, Freccia si svolge su due piani narrativi paralleli. Quindi uno è il mondo terreno, dove prende vita una storia di ragazzi e ragazze, come ragazze e ragazze che noi conosciamo. In realtà c'è del mistero, perché non tutto è come sembra. E anche la storia che può sembrare banale, quotidiana, di un gruppo di ragazzi che fanno le cose di quell'età, no? Quindi vanno all'università, lavorano, hanno un'attività, giocano a basket, quindi si appassionano alle moto, vanno in birreria, amici, ragazzi, ragazze. E hanno un gruppo nutrito di amici, perché sono almeno quattro protagonisti maschili, cioè c'è Diego che è il protagonista maschile, i suoi tre amici, Alex, Hector e Jim. C'è un personaggio femminile che è Alice, che è la protagonista, ma ha delle amiche molto presenti nella sua vita, che sono Sara, Alessia e Greta. Ecco, ci si rende conto, via che si comincia la lettura, che però non è tutto come sembra. Quindi questi ragazzi, queste ragazze vivono una vita, ma hanno anche un mistero alle spalle. E questo è il primo piano narrativo. Proprio su questo aspetto di mistero agisce il secondo piano narrativo, che è la vita di protagonisti all'inferno e in paradiso. Un inferno e un paradiso che sono raccontati non in maniera convenzionale, come ce li immaginiamo. In realtà sono paesaggi urbani, anche piuttosto contemporanei, con diavoli e angeli che mantengono comunque una spiccata personalità. No, non che si trasformano in uno spirito per essere per forza cattivo o buono, ma ciascuno mantiene un proprio carattere, un proprio temperamento e come tale i propri obiettivi da raggiungere. In questo piano narrativo quindi si muovono personaggi che sono astuti, altri buoni, persone che si sforzano di raggiungere un obiettivo e quindi si danno dei traguardi da raggiungere, però le loro vite, soprattutto le loro trame, finiscono per collidere col mondo terreno di cui vi parlavo prima. E da questa collisione di due piani narrativi nasce la storia di Freccia.